hanno raccontato le loro storie, i loro progetti, le loro speranze, le imprese del terzo settore che sono state ammesse a finanziamento dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia nel concorso Investiamo Sociale. Hanno parlato di loro al Link mercoledì sera su TRG La Bottega Azzurra di Gubbio, cooperativa sociale che occupa 8 ragazzi diversamente abili nella produzione di biscotti, Paneolio, impresa sociale che ha attivato a Pietralunga, un'azienda agrituristica che impiega immigrati e persone in difficoltà, Relegarto Open Lab che a Perugia occupa 8 persone diversamente abili nell'attività artigianale di rilegatoria e lavorazione del cuoio, Aris, formazione e ricerca, che promuove comunità come strumento di mitigazione della povertà energetica. Ognuna di loro ha ricevuto 30.000 euro dalla Fondazione a fondo perduto e la possibilità di accedere a un finanziamento fino a 90.000 euro a tasso agevolato con Unicredit, un'opportunità che per tutti loro è stata la concreta possibilità di dare vita a progetti diversamente non attuabili. Ci ha consentito e ci consentirà innanzitutto di assumere altri ragazzi, quindi siamo partiti con 4 ragazzi, siamo arrivati al momento ad 8. Quindi questo è stato grazie al sostegno della Fondazione, perché abbiamo comunque maggiore stabilità. In futuro acquisteremo attrezzature più tecnologiche, perché noi abbiamo in laboratorio c'è un problema di discalculia, quindi 8 kg di farina potrebbero essere anche 800 grammi, è una cosa simile per i ragazzi. Quindi diciamo che acquisteremo delle attrezzature, forse bilanci un po' più tecnologiche, che dicono no, che possono arriviamo aiutarmi. A 8 kg. Concretamente ci consente di fare ci consente di realizzare un sogno, una cosa importantissima che noi desideravamo tantissimo, e che è quella di rivedere anche l'ambiente in cui si lavora. Per anni abbiamo lavorato in un ambiente che è la Relegard, che è la nostra sede, nel quale diciamo che le barriere architettoniche erano molto dure. Insomma, lavoriamo su 2 piani, cioè abbiamo un ascensore per le persone disabili, delle piccole stanze, per cui anche i macchinari sono stati messi in maniera per cui a volte, se io lavoro su una cosa, non posso lavorare su un'altra perché quella macchina mi ingombra, insomma, il lavoro. E con questo progetto noi finalmente possiamo pensare ad un laboratorio tutto su un piano, ad uno spazio veramente organizzato per poter svolgere al meglio quello che sappiamo fare. Il bando avrà una seconda edizione che uscirà nei prossimi giorni a valere sul 2022. Ancora una volta saranno le imprese sociali a poter presentare le loro idee e progetti. Tra pochissimo partirà il primo progetto, appunto, legato a Investiamo Sociale 2022, sarà presentato sempre in streaming proprio il 24, oltre che dalla nostra presidente avremo il professor Zamagni, che ci accompagna diciamo da un punto di vista valoriale in questo grande investimento che come fondazione abbiamo fatto, anche Giovanna Melandri, perché comunque partner di questo corso Investiamo Sociale e ha il titolo Social Innovation Manager, proprio perché vogliamo far crescere sempre di più gli enti del nostro territorio, nelle persone che lo compongono. Ci saranno ancora corsi di progettazione sociale e tutto quello che può aiutare il settore a crescere per non perdere delle opportunità e per evitare che anche tanti giovani della nostra regione se ne devono andare a cercare comunque lavoro altrove, quando in realtà qualche volta si tratta soltanto davvero di mettersi magari con un po' di buona volontà e con gli strumenti giusti attorno ad un tavolo e capire come quella che potrebbe essere soltanto una buona idea in verità può diventare un'impresa che dà lavoro a delle persone e che risponde a dei bisogni di cui in questo momento c'è davvero tanto bisogno.